Ciao, benvenuti o bentornati nel mio canale, io sono Floppy e oggi vi farò vedere come ho modificato questa macchinetta radiocomandata dandogli dei comandi proporzionali e aggiungendo un sistema FPV per poter avere una visuale in prima persona durante la guida. Buona visione! Per questo progetto utilizzeremo una macchinina RC, un radiocomando con rispettivo ricevente e una telecamera FPV. Il telecomando è un TX6 Telecine. Viene alimentato da 4 batterie AA e all'interno della scatola è presente anche la sua ricevente. In più, questo telecomando dovrebbe avere un range di circa 500 metri. Anche la macchinetta è Telecine, modello EAT12. Lo sterzo e l'acceleratore non sono proporzionali, quindi la guida non è molto precisa. Per il resto ha una buona meccanica ed è resistente agli urti. Poi ci serviranno 2 servomotori, uno per lo sterzo e uno per modificarlo e poi utilizzarlo come controller di velocità per le ruote. Per non sprecare un servo nuovo ne modifico uno che ha gli ingranaggi rotti. La telecamera FPV che monteremo è una Echin TX04 che ha una potenza di trasmissione di 25 mW. Ha un buon rapporto qualità-prezzo ed è molto piccola. In descrizione ci sono i link di tutti i componenti principali utilizzati. Incominciamo facendo il binding del ricevitore con il telecomando. Essendo che il ricevitore può essere alimentato da 4 a 14 volt, possiamo utilizzare una batteria da 9 volt come fonte di alimentazione temporanea. Utilizzando il cavetto in dotazione procediamo con la connessione del ricevitore al telecomando. Si può notare che una volta acceso il trasmettitore, la luce della ricevente cambia di stato, da lampeggiante a fissa. Questo indica che la connessione è andata a buon fine. Come prima cosa apriamo il servo con gli ingranaggi rotti. Con l'ausilio di un taglierino taglio l'etichetta e poi svito le viti. Aperto il fondo si può già vedere il circuito che utilizzeremo, ma prima dobbiamo riuscire ad estrarlo da tutto il case. Tolti gli ingranaggi diamo una pulita dal grasso, poi forzando con cacciavite sugli agganci in plastica riusciamo ad estrarre il motore con il circuito. Ora con un alimentatore da banco impostato su 5 volt alimentiamo il servo smontato collegato al ricevitore così da verificare il suo funzionamento. Per avere il motore del servo fermo, dobbiamo girare il trimmer finché non troviamo la posizione nella quale il motore non gira più. Quello sarà il punto in cui la macchina sarà ferma. Incominciamo smontando la macchinetta, svitando le milioni di viti che la mantengono montata. Poi procediamo disaldando il circuito. Una volta disaldati i cavi e svitate le viti di ancoraggio, possiamo rimuovere il circuito. Almeno volevo farlo, ma mi sono dimenticato di scollegare la batteria, che è la prima cosa da fare. Dopo aver svitato anche l'interruttore di accensione, abbiamo il circuito in mano. È arrivata l'ora di collegare il nostro ESC alle ruote motrici per un piccolo test. Quindi, dopo aver prestagnato i fili, saldo il circuito.
Ora dobbiamo creare il posto per il servo che ci permetterà uno sterzo proporzionale. Con una matita mi sono segnato la posizione e quindi le parti da rimuovere per poter alloggiare il nostro servomotore. Con il mitico Dremel e una fresa adatta rimuovo le parti che ho segnato prima. Con una mini lama circolare rimuovo anche una parte che nascondeva il pezzo in movimento dello sterzo. Per poter collegare il servo alle ruote ho deciso di utilizzare la stampante 3D per creare un pezzo che potesse fare a caso mio. Rimossi i supporti monto il tutto sulla macchinetta. Con la perfetta quantità di colla a caldo attacco il servo al resto dello chassis. Infine faccio un breve test per controllare che il tutto funzioni come previsto. Per poter riassemblare la macchina devo tagliare qualche pezzo così da poter far combaciare i pezzi con i nuovi componenti installati. Con la nostra amatissima colla a caldo incollo le SC e il ricevitore in posizione. Come alimentazione utilizzeremo una batteria LiPo 1S da 2200 mAh. Per poterla poi rimuovere con facilità ho utilizzato del velcro. Mi raccomando, non utilizzate come ho fatto io la colla a caldo su delle batterie che potrebbero danneggiarsi e nel peggiore dei casi anche esplodere, quindi rischiate di farvi male. Procedo saldando dei fili ad un boost converter per alzare la tensione della batteria. Con il tester collegato all'uscita del convertitore e un cacciavite giro il trimmer fino ad arrivare a 5 volt. Ora collego dei cavi alle SC per poi collegarlo al convertitore boost. Questo collegamento ci permette di alimentare di conseguenza sia il ricevitore che il servo dello sterzo. Richiudo il tutto e poi faccio ancora una volta un test. Devo dire che sta funzionando veramente bene. La macchina è risultata veramente compatta. Con un pennarello indelebile a punta fine marco i punti da forare per poi poter far passare il cavo di alimentazione della telecamerina. Con un taglierino e una lima rifinisco il foro. Essendo che questa telecamera FPV non la utilizzo solo per questa macchina, ma anche nel mio aereo RC, per praticità utilizzo dello scotch e attacco la telecamera alla carena della macchina. Per sicurezza faccio un test della telecamera. Come si può notare, sullo schermo del telefono si vede correttamente l'immagine trasmessa dal sistema FPV.
Volendo si può anche utilizzare un visore VR per un'esperienza più immersiva. Inserendo il telefono possiamo avere una visione in prima persona tramite gli occhiali. Questo video finisce qui. Nel prossimo video faremo qualche test con questo modello, magari facendo un tracciato dentro casa e anche un test di range, quindi per vedere quanto distante riusciamo a comandare questa macchinina e sperando di riuscire con una potenza così irrisoria della trasmissione della telecamera anche di avere un buon range con la trasmissione video. Per questo video è tutto, se vi è piaciuto lasciate un like. Ricordatevi di iscrivervi e condividere il video, magari lasciate anche qualche commento per farmi sapere che il lavoro che ho fatto vi è piaciuto. E niente, alla prossima!